Carissimi amici del canale YouTube e Telegram, dentro la notizia abbiamo un felice ritorno tanto atteso dai nostri carissimi avvocati Linda Corrias e Francesco Scifo. Benvenuti! Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e possiamo dire anche a ragion veduta, buon Natale a tutti. Bene, bene. Sì. Allora Linda, veniamo subito al punto. Ci puoi spiegare un po' la difficile situazione in cui versano i lavoratori sospesi? Che provvedimenti sono stati presi contro di loro? Allora, prendendo atto del fatto che molti lavoratori, come ben sappiamo, sono stati sospesi e altre e nuove categorie, purtroppo vedono imminente la propria sospensione per la libera scelta di non sottoporsi al trattamento, vaccinale, che, come ben sappiamo, si protrae oramai in più dosi, dove non sono più sufficienti le due, ma adesso si viaggia verso la terza e quindi l'obbligo vaccinale viene inteso come un unicum, o quindi anche chi ha ricevuto le due dosi ma non farà in tempo la terza non viene ritenuto in regola con l'obbligo. Ciò detto, veramente le perplessità nascono nel vedere i provvedimenti dei tribunali davanti alle rimostranze di tutta Italia che mettono in evidenza non soltanto l'illegittimità di quest'obbligo, ma anche il fatto che queste persone si trovano talvolta in situazioni comunque di salute assolutamente incompatibili con la vaccinazione e vengono arbitrariamente sindacati i certificati medici, i certificati medici del medico di medicina generale e talvolta le certificazioni specialistiche, quindi sindacando sia eventuali esami di approfondimento che eventuali incompatibilità con lo stato del quadro clinico. Come ben sappiamo, invece, un certificato è un documento che a pena di querela di falso può essere messo in discussione e non istituendo delle valutazioni ad hoc con una perizia, quindi sindacando quello che è il quadro clinico del soggetto. Ma questo non basta. Vediamo che in effetti si agisce e ci si muove in spregio dei minimi bisogni fondamentali dell'individuo, lasciando i soggetti senza retribuzione e talvolta interrompendo anche l'erogazione del pagamento della malattia. Quindi si sindaca anche la questione relativa alla malattia e addirittura, come abbiamo visto nelle circolari che hanno fatto seguito al DL 172 del 2021, si sindaca la posizione della malattia a seconda della data in cui è stata dichiarata, come se quindi la posizione del soggetto variasse a seconda della data in cui si comunica la malattia, come se quindi cambiasse questo status, come se ci fosse praticamente una previsione del momento in cui un soggetto si ammala e deve beneficiare di questa copertura. Ciò che più veramente perplime è il fatto che davanti a tutti i procedimenti non vengano minimamente prese in considerazione le documentazioni scientifiche allegate da parte dei ricorrenti e di chi le tutela e addirittura si assista a un illogico inversione dell'oni una illogica inversione dell'onere della prova, dove in pratica non è più in effetti lo Stato che impone l'obbligo del trattamento vaccinale Covid-19 a doverne dimostrare la totale efficacia e nonché l'assenza totale di danni per la salute, ma è il soggetto ricorrente che magari si trova appunto sospeso dal lavoro a dover dimostrarne l'inefficacia e l'eventuale possibilità di avere degli eventi avversi. Quindi siamo a una totale illogicità e a una totale inversione dell'onere della prova. Aggiungiamo poi che taluni tribunali stanno utilizzando un atteggiamento defatigante e anche scoraggiante, condannando spesso a spese anche in via provvisionale a carico dei ricorrenti. Tutto questo veramente è estremamente grave, anche perché talvolta questa condanna avviene perché i ricorsi sono troppo argomentati e troppo documentati. Quindi la documentazione scientifica a conferma e riprova delle tesi di parti ricorrenti viene ritenuta un carico eccessivo
per il giudicante, che avrebbe quindi l'onere di prenderla in esame, e perciò peggioriamo con la condanna le spese. Insomma, una situazione un po' difficile, però dai, una luce in fondo al tunnel si può intravedere. Che ne dici, Francesco, riguardo i provvedimenti del governo che sono nell'aria? Io direi che sono tra l'assurdo, l'irrealistico e il terroristico. Cosa ne pensi? Ma io penso che ormai siamo arrivati a un livello di eversione dell'ordinamento costituzionale che non ha più confini, come si dice. Ci troviamo di fronte alla situazione paradossale nella quale un governo della Repubblica il 14 dicembre annuncia una proroga dello stato di emergenza che non avviene, e oggi ci troviamo al 24 dicembre, cioè più di 9 giorni dopo, diciamo 10 giorni dopo, che adesso il governo lo dovrebbe introdurre nel nuovo decreto legge ipotizzato ieri con un altro comunicato stampa. Cioè siamo di fronte a una situazione paradossale nella quale il governo adotta dei provvedimenti nei quali ipso facto proroga delle misure emergenziali che comprimono i diritti inviolabili, e lo fa con dei comunicati stampa. Cioè siamo di fronte veramente alla apoteosi dell'arbitrio da parte del nostro Presidente del Consiglio, da parte del nostro Presidente della Repubblica, ahimè, che non interviene su queste questioni, cioè un Presidente della Repubblica che per 10 giorni fa credere attraverso le notizie di stampa che sia stato prorogato lo stato di emergenza quando questo non è avvenuto. Siamo di fronte a un golpe vero e proprio, cioè siamo di fronte a una situazione istituzionalmente insostenibile. Interrompiamo qui l'intervista che proseguirà sul nostro canale Telegram nel rispetto delle norme di YouTube. Nel proseguo dell'intervista i nostri avvocati ci ricorderanno che la libertà, a dispetto di quanto dice Draghi, non ha bisogno di lasciapassare. Prima di concludere volevo ringraziare la Chiani Life che in collaborazione con la H Price porta in Italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese Masaru Emoto e del dottor Wilhelm Reich, l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua cambiando i cristalli di H2O e irrobustendo il nostro sistema immunitario creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua. La Chiani Life, quando ha saputo che YouTube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati, ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 120.000 iscritti e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo. Potete sostenere il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione. In questo momento è particolarmente importante per noi sentirvi vicino. Chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi qui e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.